Il ghiaccio non è una caratteristica che mi è appartenuta da sempre. È subentrata dopo. Io non sono di ghiaccio, anzi, tutt'altro. Sono molto emotiva. Da bambina si può dire che ero prima molto timida ed emotiva. L'esatto contrario del ghiaccio. Avevo tanta voglia di sentirmi come gli altri. Ero un piccolo vulcano in cui si agitavano emozioni, ansie, attese, voglia di vivere, di fare. Poi è arrivato un periodo di oscurità, di paura di non riuscire bene in ciò che faccio. Il vulcano ha iniziato a spegnersi poco a poco, fino a non vivere più, e ho lasciato spazio al freddo. Ho sotterrato tutto quello che costituiva la vita, il mio mondo. Ed è allora che ho iniziato ad avere paura del mondo esterno, perché per me è come se tutti avessero capito i miei punti deboli, i miei limiti. Allora sento il bisogno di difendermi, chiudendomi in me stessa, perché questo è il mio unico meccanismo di difesa. Non ne conosco altri. Però così vivo una vita insignificante. Vivo nel ghiaccio, perché mi manca il contatto con gli altri. Ormai è da tanto tempo che non riesco a stabilire legami con gli altri, che non entro in sintonia con le persone, che non mi sento parte integrante di un gruppo perché mi vedo diversa dagli altri. È come quando in una corsa si resta indietro. Come fare a raggiungere gli altri e a rimettersi in gara? Io provo ad uscire perché il mio essere mi spinge a stare in mezzo agli altri, ma mi sento fragile. Vedo davanti a me solo tanti ostacoli insormontabili. Certi sguardi mi tagliano a metà, mi abbattono moralmente. Così, invece di resistere, di continuare la mia partita, ritorno nel mio guscio, dove trovo solo freddo. Perché ormai sono cresciuta e il guscio mi sta stretto. Ho bisogno di un nido più grande, di allargare gli orizzonti. Sì, di un nido. Perché anche se sono ormai una ragazza, ho ancora bisogno di protezione, di calore, cose che non ho mai avuto. Per la mia timidezza, forse, o perché le persone che per prime dovevano trasmettermi queste cose non sono state in grado di farlo. Il ghiaccio si forma poco a poco per il freddo che c'è attorno. Può essere uno stato fisico o dell'anima. Tutti gli elementi che lo formano sono in equilibrio tra di loro, strettamente legati, coesistono in una situazione di staticità. La paura, l'insicurezza, i pensieri paranoici prendono il sopravvento sui desideri e tengono l'anima chiusa, ferma in un cubo di ghiaccio. Difficile per me trovare una via d'uscita o provare a perforare il ghiaccio dall'interno. Soltanto se vengo aiutata dall'esterno si potrebbe rompere. Con una carezza, con un gesto di affetto o anche con uno schiaffo. Il ghiaccio si scioglie solo con il calore. Così anch'io potrei sciogliermi. Se ricevessi almeno per una volta dell'affetto sincero. E potrei riprendermi in mano la mia vita. I tentativi che ho fatto non mi sembra che siano andati a buon fine. Ho constatato che gli altri mi vedono come una persona chiusa. O cosa ancora più spiacevole? Stupida. Incontro gli sguardi che mi evitano, mi giudicano. E questo mi crea delle ferite all'autostima, già poca da sempre. E mi impedisce di continuare a tentare. Ma nulla cambia. Nulla si muove e si evolve. Perché non c'è vita. A me il ghiaccio non piace, perché mi separa dal mondo e mi tiene in quel freddo che è la solitudine. Vorrei che si rompesse o che si sciogliesse.